sono Mauro Gatti, il marito di Emanuela Seccardi, che stiamo ancora cercando, ci manca tanto. Vediamo l'ora che torni e prendiamo in considerazione tutte le ipotesi, anche quella purtroppo di un gesto estremo, e aiutatevi a cercare, siamo qua che l'aspettiamo. Ti aspettiamo, un abbraccio aperto, Emanuela. L'impegno di Ampas è ancora costante per le ricerche della signora Seccardi, siamo chiaramente consapevoli della delicatezza, soprattutto per quanto concerne anche la famiglia, perché eventi di questo genere traumatizzano e lasciano un vuoto. Dal nostro punto di vista continueremo anche nei prossimi giorni volontariamente a supportare le ricerche, cercando di dare un filo logico all'attività che c'è stata fatta. Sicuramente tutto quanto è già stato messo in campo dagli organi istituzionali, quindi dal coordinamento di protezione civile, dalla prefettura, dai carabinieri stessi, è il massimo che si può fare, ma anche noi nel nostro piccolo continueremo a contribuire nella ricerca di questa signora.